una delle zone di Perugia più discusse sul fronte microcriminalità e dello spaccio di droga. Piazza del Bacio, zona Fontivegge, stazione ferroviaria, tenta la via del rilancio attraverso l'iniziativa di un noto DJ perugino che negli anni 80 e 90 suonava in una delle discoteche più famose della Riviera e che ora ha scelto proprio Piazza del Bacio per promuovere Perugia Dance Music Festival All Style 70-80. Giovedì, venerdì e sabato, dalle 21.30 alle 2 di notte, la piazza si trasformerà in una discoteca all'aperto dove sarà suonata la musica che ha fatto la storia di quegli anni. Attraverso la musica possiamo affrontare la vita, possiamo inventarla, possiamo cambiarla, recita uno degli slogan dell'evento che l'assessore al Comune di Perugia, Teresa Severini, fa suo, appellandosi ai cittadini affinché possano intervenire numerosi. Questa iniziativa Piazza del Bacio, di cui ringrazio l'Usi per aver generosamente ed entusiasticamente aderito alla mia richiesta, è proprio volta a rivitalizzare una zona di Perugia che è molto bella architettonicamente, però è rimasta sempre quasi una parte estranea al nostro tessuto urbano cittadino. Chiamo a raccolta, pregandoli di venire, di dare soddisfazione a questa iniziativa, tutti coloro che amano Perugia in qualche modo e amano la musica. Piazza tra l'altro bellissima, insomma, e poi credo che per questo tipo di eventi sia l'ideale, oggettivamente, come grandezza, come struttura, come bellezza anche. Giovedì toccherà il genere etnico che tocca il tribale, africano, giamaicano e brasiliano. Venerdì il genere funky e la musica metropolitana stile James Brown. Sabato, infine, disco dance 70-80. Sul palco alcuni dei migliori DJ del genere, come Perry, Meo, David Free, Leandro Papa e Antonio Lusi, che negli anni 70 e 80 era DJ del locale che ha fatto la storia di Perugia, il Quasar di Ellera. Per dare a Perugia anche una possibilità in più di vivere un qualcosa che di fatto non c'è più da tempo, cioè non viene più proposto questo genere negli anni 70 se non in piccoli party. Allora abbiamo cercato così di coinvolgere quanta più gente possibile, almeno è quello che speriamo.